Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. Arrivo a questa scelta senza alcuna lamentela personale, giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho svolto in questi anni. Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le sue dimissioni irrevocabili. Vengo da voi perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti né sulle modalità, aggiunge. In particolare non condivido le modalità di intervento sulla Rai. La distanza è un atto di serietà da parte mia nei confronti della società che si appresta a governare, non ci sono quindi i presupposti per una collaborazione. Via libera del CDA Rai, pacchetto di nomine alle direzioni delle testate e dei generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra cui quelle di Gianmarco Chiocci al TG1 e Antonio Preziosi TG2. Le nomine di Gianmarco Chiocci al TG1 e Antonio Preziosi al TG2 sono passate nel CDA Rai secondo quanto si apprende con il voto contrario della presidente Marinella Soldi, della consigliera PD Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Alessandro Di Maio, invece, si è astenuto dall'M5S. 3 voti a favore, sufficienti per il via libera quelli dell'amministratore delegato Roberto Sergio e dei 2 consiglieri di maggioranza, Simona Agnese e Igor De Biasio. Sul tema della presenza della parità di genere ci sarà una forte inversione di tendenza e un giudizio complessivo potrà essere dato solo quando si sarà definito il quadro complessivo delle nomine, soprattutto dopo l'individuazione delle vicedirezioni. I percorsi si costruiscono e non si improvvisano, questa governance è in vigore solo da una settimana. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, l'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, durante la riunione consiliare. Le scelte odierne esprimono chiaramente la linea rispetto al nuovo corso della società e il saldo tra voti favorevoli e astenuti indica che non intendiamo firmare alcuna proposta legge in bianco. Le singole decisioni del nuovo vertice aziendale saranno valutate volta in volta al tempo sulla base dei principi pluralismo, inclusione, equilibrio genere. Lo ha detto il consigliere RAI, Alessandro Di Maio, nella quota M5S, dopo il voto in CDA. Nessuna preclusione, scrive, rispetto alla possibilità a poter condividere singole scelte specifiche, ma allo stesso tempo nessuno sconto su un'attenta valutazione dei meriti di ciascuno essi. Non è corretto quanto riportato da alcuni giornali sul fatto che il voto di astensione del consigliere Di Maio in CDA avrebbe sbloccato la partita del centrodestra sulle nomine RAI. È utile precisare che il suo voto di astensione non ha avuto alcuna diretta influenza sulla decisione presa oggi e anche se avesse votato no, non sarebbe cambiato nulla perché sarebbero stati necessari almeno 5 voti contrari per bloccare le nomine. Lo precisano in una nota gli esponenti M5S in commissione di vigilanza RAI. Lassù,